chiaro che le promesse di variazione farmacocinetica indotte dalla nuova formulazione devono essere validate. Questa validazione è stata fatta ed è merito di un valente gruppo di ricercatori dell'Università di Camerino. È una validazione fatta nel volontario sano, utilizzando metodologie approvate dal comitato etico ed utilizzando anche delle tecnologie di misura, cromatografia liquida associata a spettrometria di massa, che sono internazionalmente riconosciute. Nel complesso, questa sperimentazione è una sperimentazione corretta nella scelta di per sé del volontario sano, corretta dal punto di vista statistico, cioè ai soggetti viene somministrata una singola dose di acido alfa lipoico e vengono misurate le varie concentrazioni plasmatiche nel tempo fino a raggiungere dei valori che sono al di sotto dei limiti di sensibilità della metodologia. Questa sperimentazione è condotta usando un preparato che contiene 600 mg di acido lipoico nella nuova formulazione sotto forma di compresse. Quali sono i risultati che si ottengono? I risultati hanno un valore assoluto e un valore relativo, cioè di tipo comparativo. Come valore assoluto si ottengono dei risultati sicuramente significativi, indicativi di un assorbimento rapido. Questo lo dice molto bene l'area sotto la curva, che forse è quella più strettamente correlata alla biodisponibilità, di un assorbimento quantitativo, di un'emivita dose indipendente.